Anche altri investimenti, la dottoressa Simionato sta seguendo assolutamente in maniera eccellente tutte queste attività, tra altri almeno 80 milioni di euro di investimenti. È la dimostrazione che anche in questa provincia si avanti a investire, non è la prima volta che vengo a inaugurare delle opere, degli acquisti, degli investimenti, ma anche tra l'altro vero che quando non le inauguro comunque si fanno, nel senso che abbiamo un progetto e un progetto che cresce giorno dopo giorno. Un'altra tessera del puzzle che va ad ampliare, a migliorare sempre di più la sanità veneta. Assolutamente sì, siamo davanti a 68 ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie, 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Abbiamo avuto questo banco di prova che è stato un incubo, che è stato il Covid, e come vedete anche in questa realtà a Rovigo si sta procedendo benissimo con le vaccinazioni e si stanno dando risposte ai cittadini. Presidente, questa mattina alla sua presenza in giunta ci sono delle novità per quanto riguarda il nuovo piano di sanità. Lo presenteremo giovedì, lo stiamo affinando, giovedì presenteremo un nuovo piano di sanità pubblica che è adeguato alle nuove vaccinazioni, a quello che saranno le eventuali terze vaccinazioni, quindi la terza dose, e a quello che sarà ovviamente tutto quello che è il tema Covid e influenza per il prossimo Ci può dare qualche anticipazione in più? autunno. Beh, che noi saremo sempre i primi.